Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dalla Marca Trevigiana e allora riviviamo subito assieme gli eventi più importanti degli ultimi giorni. I calici per brindare c'erano, la voglia di farlo assieme no. Impossibile d'altronde pretendere che l'accordo di governo nascesse proprio al Venitali. Incrocio della politica a Verona proprio nei giorni cruciali nei quali il capo dello Stato è chiamato a sbrogliare la matassa. E giornata inevitabilmente monopolizzata dai duellanti Salvini e Di Maio. Guerra a distanza a base di selfie e brindisi. Nessun incontro a certificare lo stallo. Spero che ci sia un governo in carica il prima possibile guidato dalla Lega per difendere il Made in Italy in tutto il mondo. Punto e basta. Il copione è sempre lo stesso. Salvini tira frecciate ma sembra disponibile. Io bevo un bicchiere con tutti. Io sono pronto. E quindi lo fa? Io non dico no a nessuno, sono altri che... non hanno ancora deciso che tipo di vino bere. Dirla a Berlusconi, di non dire tanto. Io l'ho detto a tutti. Ma lei vuole fare ancora il premio? Io sono pronto. Di Maio che replica, il centrodestra per il paese è dannoso e nel Veneto dell'autonomia preferisce entrare proprio nell'argomento. Quello che i veneti hanno chiesto noi ci metteremo al tavolo e glielo daremo sull'autonomia, assolutamente. Mentre Giorgia Meloni si affida alla speranza. Speriamo il Movimento 5 Stelle voglia aiutarci a riconoscere il mandato popolare e darci una mano. Credo che bisogna cominciare a parlare di contenuti, perché poi continuiamo a parlare di alchimie, ma sulla politica estera, sull'immigrazione, sulla difesa del Made in Italy, sulla tutela della famiglia, come la pensano gli altri? Ci sono delle sintesi che si possono creare? Ecco, io penso che si debba parlare di questo. Intanto anche il segretario pro tempore del PD Martina si ritrova fra gli stand come ad osservare le mosse, mentre lo show mediatico segue i percorsi paralleli dei due sfidanti. E la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, cui potrebbe toccare un mandato esplorativo da Mattarella in questi giorni, preferisce evitare argomenti politici. E allora tocca allo scrittore Mauro Corona far uscire il colpo di teatro, offrendo a Salvini un amarone con un intento preciso. Guarda che ti ho portato un amarone per ubriacare Di Maio affinché... No, bisogna essere lucidi. No, guarda, Pessoa si può contare... No, Pessoa diceva... Pochi conoscono la stupefacente lucidità della smonia, quindi vi sbronzate e facciamo il governo. In vino veritas d'altronde, ma a servire i bicchieri sarà per forza di cose il cerimoniere Mattarella. Il mistero continua, il dolore aumenta, ancora non sappiamo come tu sia morto e se qualcuno abbia a che fare con la tua morte, ma stiamo facendo tutto il possibile per arrivare alla verità, capire perché il tuo cadavere sia stato ripescato in un canale di Venezia, Rio San Girolamo, l'11 aprile. Comincia così il post con cui Ennio Carta, fratello di Stefano, il 37enne di Mogliano, ritrovato senza vita una settimana fa, dedica un gruppo aperto su Facebook al tragico caso, intitolato Ricordando Stefano Carta, in cui si chiede a chiunque sappia qualcosa di utile a chiarire le circostanze della morte dell'uomo, di farsi avanti, di fornire anche piccoli, apparentemente insignificanti dettagli. È importante che ognuno che legga queste righe le condivida sul proprio profilo, le faccia conoscere, perché più siamo e più riusciremo a raccogliere informazioni utili a ristabilire la verità e la giustizia, scrive. Il timore di Ennio è che la tragica fine del fratello rimanga uno dei tanti misteri italiani. Molta verità riguardante questo tragico evento è ancora da scoprire, prosegue. Sul caso stanno indagando Procura della Repubblica e Polizia. Il corpo non presentava segni di violenza e l'ipotesi più probabile resta quella del malore o dell'incidente avvenuto la notte prima del ritrovamento. Ma ad oggi non è ancora stato rilasciato il nulla osta ai funerali. La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti. Aeroporto Canova, anche il capoluogo, dovrà fare i conti con rotte e rumore, se è vero che per alleggerire l'impatto sul comune di Quinto una parte dei decolli ed atterraggi dovrà essere effettuata verso il capoluogo con sorvoli sui quartieri di Sant'Angelo, San Zeno e Sant'Antonino. Il comune di Treviso, contrario al progetto, ha chiesto ad ENAC un incontro. Oggi intanto si è tenuta l'audizione del capitano Roberta Tecchiato, che ha illustrato le procedure di decollo che servono a codificare le rotte alle quali tutte le compagnie aeree si dovranno attenere. Lo studio
studio prevede che il decollo non avvenga alla massima potenza per rispettare le procedure antirumore. Attualmente, in condizioni meteo avverse, intensità e direzione del vento, i decolli su Treviso contemplano il sorvolo del centro storico perché in direzione della pista. Dalla relazione emerge poi la libertà da parte dei piloti di scegliere la rotta. Rimane il problema del numero dei sorvoli proposti da ENAC per alleggerire l'impatto acustico ed inquinante su Quinto, e su questo il sindaco ha chiesto un incontro a breve con i vertici regionali dell'ENAC. Intanto Save conferma di voler andare incontro alle esigenze dei territori. Noi abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze del territorio, abbiamo ridotto i nostri piani di sviluppo cercando di ridurre il numero di voli, abbiamo ridotto l'orario giornaliero di operatività del territorio. Nello stesso tempo il numero uno di Save rinfocola le polemiche con una dichiarazione che sicuramente attirerà ancora una volta le ire dei residenti di Quinto, San Giuseppe e Canizzano. Forse tutti quelli che hanno comprato i terreni e costruito le case vicino all'aeroporto potevano aver immaginato che un aeroporto crea del rumore. Sono passate da pochi minuti le 11. Dal Palazzo di Giustizia di Treviso, dove si è appena conclusa l'udienza per il crack di Veneto Banca, esce l'ex presidente del CDA della Popolare, Massimo Lanza. Nei suoi confronti prima un ironico applauso, poi la disperazione dei risparmiatori prende sopravvento e volano insulti e sputi. Sarà questo l'unico momento di tensione di una lunga mattinata iniziata alle 9, quando un centinaio di persone si è dato appuntamento davanti al tribunale. Niente fischietti o cori di protesta, a parlare striscioni e cartelli e poi i volti e le storie di chi da questa vicenda ha perso tutto. Mia mamma tanti anni di Svizzera, tanti anni di duro lavoro, si è vista azzerare i suoi risparmi, è inaccettabile. Siamo tutti a terra perché veramente ci hanno portato via tutto. Non so di che avete messo via con un obiettivo di essere tranquillo. Di avere una vecchiaia serena, la nostra serenità dove è andata? Avevamo messo risparmio anche per il nostro futuro di vecchiaia e questo non è stato possibile. Più tardi viene organizzata una sorta di flash mob, tutti a terra, prima seduti, poi distesi, a significare la sofferenza, la condizione in cui si sono trovati i risparmiatori veneti a causa della crisi delle banche popolari venete. Noi siamo stati messi a terra, siamo stati messi prima in ginocchio e poi sdraiati. Le notizie che arrivano dal Palazzo di Giustizia non sono quelle sperate. Per questi e altri risparmiatori bisognerà ancora aspettare, ma loro non si fermano, pronti a tornare a manifestare. Ovviamente siamo consci di essere stati imbrogliati, ma non per questo scateneremo una guerra civile, scateneremo una guerra sociale, faremo sentire la nostra voce all'interno del rispetto dei diritti di tutti. Ha perso il bambino che aspettava dopo aver assistito a una lite in strada tra il marito e un altro automobilista. I due stavano venendo alle mani dopo un incidente. La giovane donna, una trentenne, accorsa sul posto, nella concitazione si è sentita male. Soccorsa dal suo 118 è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove ha però abortito. Il grave episodio martedì a Biadene di Montebelluna, dove il marito della donna e un quarantenne, dopo un incidente in auto, si sono scambiati urla e spintoni. La giovane, incinta, è arrivata sul posto ma si è fermata a pochi passi dai due senza entrare in contatto e senza subire colpi o strattoni. Quando il quarantenne, probabilmente alterato dall'alcol, è caduto a terra perdendo i sensi, la donna si è sentita male. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Montebelluna, dove la trentenne ha perso il piccolo. Il caso è stato segnalato dai carabinieri alla procura. E dalla Marca trevigiana per oggi è davvero tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, ovviamente su Rete Veneta.